Perché noi uomini abbiamo un concetto di giustizia che è sempre una giustizia un tempo punitiva, poi correttiva, ma noi abbiamo innestato dentro di noi questo meccanismo, ben detto dal romanzo di Dostoevskij, delitto e castigo. Dove c'è il peccato ci deve essere la pena, dove c'è il delitto deve essere il castigo. Allora che un Dio invece gratuitamente perdoni il figlio andato via di casa, che non condanni l'adultera, che non ponga condizioni ma dà il suo perdono infinito, questo ci scandalizza e più noi ci sentiamo giusti, più ci sentiamo religiosi, più siamo infastiditi e finiamo per dire ma queste posizioni, queste parole di Gesù sono troppo. Effettivamente noi ci sentiamo turbati a volte dagli atteggiamenti di Gesù. E chi sono gli scandalizzati dalla misericordia? Coloro che si ritengono giusti? Sono quelli che si ritengono giusti. Ci dobbiamo anche capire, perché io devo dire, come monaco con ormai tutta una vita dietro, lo capisco bene, alcune volte quando si guarda la propria vita, tanti sforzi, tanta ascesi, tanta disciplina per non commettere i peccati, allora si è come tentati di dire ma insomma un po' giusti lo siamo. Siamo tentati di guardare gli altri e di vederli con i loro peccati, i loro limiti o i loro gravi delitti. Ecco, questo non è cristiano. Gesù ci ha insegnato che intanto tutti siamo peccatori, chi in una maniera o nell'altra. Nessuno può giudicare un altro e solo il Signore lo farà e conoscerà quanto uno è veramente peccatore. Ma noi in qualche misura siamo tentati, se siamo religiosi vogliamo dare l'esempio, l'esemplarità. Insomma, quelli che nel Nuovo Testamento erano una parte, gli scribi, di farisei, questi zelanti, questi giusti incalliti li chiamo, costoro ci sono sempre, ci sono anche oggi e li vediamo qualche volta che vorrebbero fermare la misericordia di Dio, contenerla secondo le loro regole. Lei dà anche un'indicazione per vivere concretamente la misericordia: vedere, sentire e poi agire. Però sì, perché la misericordia si fa, bisogna vedere fino ad avvicinarci, la prossimità, quindi sentire i sentimenti che ogni uomo ha di misericordia, di compassione, ma poi passare all'azione, perché la misericordia deve essere atteggiamento, comportamento, stile, cura, un impegno fatto con tutta la nostra persona verso l'altro. Non può essere qualcosa semplicemente di spirituale e tantomeno ridursi a delle parole. Ecco, vediamo che alcuni sono scandalizzati dal pontificato di Papa Francesco. Sarà proprio perché insiste sulla misericordia che, come dice lei, scandalizza? Io sono convinto di sì e devo dire che il libro avrei potuto dire ogni volta leggendo il Vangelo e dicendo qui Gesù ha scandalizzato, aggiungere e qui Francesco ha scandalizzato commentando il Vangelo e semplicemente applicandolo. Per cui c'è un solo problema davvero nei confronti di Papa Francesco, che il suo volto misericordioso scandalizza esattamente come il volto di Gesù. Né più né meno. Come vivere dunque questa Pasqua del 2016 nel cuore dell'anno giubilare dedicato alla misericordia? Che senso darle? Diventi per noi un'esperienza della misericordia di Dio su di noi. Se noi facciamo questa esperienza siamo portati a far misericordia agli altri. Se invece noi ci chiudiamo alla misericordia di Dio e pensiamo che non è l'unica cosa che abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di altri, noi non saremmo mai dei misericordiosi che fanno misericordia e quindi il regno dei cieli ci è precluso.